Allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni va di scena il primo turno di Coppa Italia Serie C tra due neopromosse, l'esordio stagionale dalla Serie D tra i professionisti di Cavese e Trapani, squadre che si sono affrontate nella pool scudetto dello scorso anno tra i dilettanti. Si ritrovano nel primo appuntamento stagionale del 2024-2025. Il Trapani del patron Antonini, molto ambizioso in questa stagione, parte subito fortissimo con questo calcio di punizione velenoso di Carraro in area di rigore. Cavese, padrone di casa, non ci sta e risponde subito con Cittarella che incrocia il destro e trova la parata di Seculin alla propria destra. Subito protagonista il numero 90. Cavese sempre al decimo sugli sviluppi del calcio d'angolo. Mette in mezzo lo stacco di Saio che manda alto sopra la traversa. Il Trapani risponde con questo erroraccio difensivo del capitano della Cavese Piana. Si addormenta Fall ed è bravo Buffelli a uscire bene con i piedi. Calcio d'angolo sul quale sbaglia tutto Udo davanti alla porta. Cicca malamente con il sinistro. Grande occasione per il Trapani che attacca sul finale di primo tempo e confeziona una bellissima azione. Caric dentro per Canute, gol del vantaggio al minuto numero 38 per l'ex Taranto che non segnava in gare ufficiali dal 18 febbraio contro il Crotone e torna a segnare la prima stagionale con la maglia del Trapani. Qui l'esultanza della curva di tifosi arrivata a Cava dei Tirreni. Cavese che nel finale ha l'occasione di poter pareggiare qui con la conclusione di Vigliotti dopo il suggerimento di Fella. Ottima però la difesa del Trapani. Qui prova l'uno contro uno e la conclusione di Fall dal limite dell'area. Tanta potenza, poca precisione per il numero 17 del Trapani. Finisce 1-0 il primo tempo a Cava dei Tirreni per il Trapani di Alfio Torrisi. Ripresa che comincia con anche dei nuovi ingressi come quello di Sorrentino che scalda il sinistro. Appena entrato è attento sempre Seculin sul proprio palo sulla conclusione del numero 7. Trapani che si fa rivedere in avanti al decimo della ripresa con la conclusione da parte di Carraro che si gira in un fazzoletto e scarica. Molto bravo Buffelli a respingere. Qui invece si mangia letteralmente il gol dell'1-1, Fella in estirada, il numero 10, classe 1993, non riesce però a trovare lo specchio della porta. A proposito di nuovi ingressi, anche Bagé si fa vedere ma sbaglia in contropiede con un pallonetto delizioso che oltrepassa la porta di Seculin. 4 minuti di recupero decretati dall'arbitro di Reda di Molfetta, che ha anche il tempo di espellere Gelli, doppia ammonizione per il classe 2001 dopo questo gomito alto. Allora gioca gli ultimi minuti in 10 contro 11 il Trapani e deve difendersi dalle sortite della Cavese, soprattutto da questo sinistro strozzato da parte di Rizzo che viene ben parato da Seculin e tiene lì il pallone della qualificazione al secondo turno di Coppa Italia Serie C e andrà di scena il Trapani contro la vincente tra Foggia e Monopoli.